tempio al Dio. 17 giovani artisti selezionati su 491 candidature giunte da 48 paesi di tutto il mondo e che per 2 anni parteciperanno al programma di training on the job all'interno del Teatro dell'Opera. È importante che l'Artbonus abbia motivato donatori, aziende, privati a sostenere un progetto straordinario come questo, investire sulla straordinaria tradizione dell'opera e della lirica italiana in una cosa che invece guarda al futuro. Hanno partecipato al programma, hanno fatto domanda più di 490 ragazzi, sono stati scelti questi 17 talenti italiani e di molti paesi del mondo. Davvero mi pare che sia importante dimostrare che sull'opera si può fare un grande investimento che guarda al futuro, oltre che conserva le glorie del passato. Questo luogo è esattamente questo, è un luogo straordinario che pochi italiani conoscono, dove si conservano tradizioni uniche al mondo per le scenografie, per la preparazione delle grandi rappresentazioni dell'opera, e anche un luogo di innovazione e ricerca. Esattamente quello di cui l'Italia ha bisogno. Il programma è diviso in diverse fasi. I giovani, ha spiegato Carlo Fuortes, sovrintendente del teatro, saranno immersi nel lavoro quotidiano e avranno occasione di lavorare con tecnici e maestranze del teatro per un vero e proprio passaggio di conoscenze. La seconda parte del progetto, più teorico, prevede masterclass tenute da grandi artisti. Infine, la parte creativa. Questi giovani daranno vita a 2 opere che verranno presentate al Festival del Teatro Contemporaneo a maggio prossimo. L'opera è l'identità del nostro paese, noi abbiamo il bisogno di innovarla attraverso giovani talenti, nuova linfa. L'opera è un linguaggio straordinario che consente di tener conto della tradizione del passato, ma anche di portare in scena l'innovazione, le discipline artistiche più diverse, e crediamo che con questo progetto, che riguarda appunto 17 giovani talenti di tutto il mondo, il Teatro dell'Opera potrà essere in grado nel futuro di fare delle produzioni sempre più interessanti, sempre più contemporanee, però sempre nel rispetto della tradizione.